Allora, visto che stiamo parlando su una televisione che lavora su internet, analizziamo il modo di evolversi della comunicazione anche a livello locale, perché internet sta prendendo sempre più piede anche in provincia di Pordenone e i media si pongono il problema di come raggiungere gli utenti anche su questa piattaforma. Noi stessi come Messaggero Veneto abbiamo rinnovato il nostro sito da poco, cercando di offrire anche più contenuti e interazione, ma è anche nella vita sociale di tutti i giorni che si vede come questo mezzo, rappresentato appunto dalla rete, tenda ad avere un'importanza crescente nella vita dei cittadini. Un esempio significativo viene da una recente inchiesta che abbiamo fatto nel settore del commercio e che ha fatto sì che nello stesso giorno ci siano arrivate due notizie, una relativa allo sblocco del centro commerciale dell'Olcese, dove non nasceranno solo negozi, ma anche case, un albergo, uffici, parcheggi e quant'altro, e la seconda, proprio lo stesso giorno, della nascita di un altro centro commerciale, dove si potranno effettuare acquisti come in qualsiasi negozio, ma questa volta su internet. Voi direte, negozi virtuali già ne conosciamo, cioè da eBay in avanti noi gli acquisti già li facciamo su internet, ma in questo caso è stata un'idea, hanno pensato, diciamo, le cose in grande, cioè l'idea di una persona pordenonese, una donna, ha fatto sì che nascesse sulla rete un centro commerciale di ben 17 piani su internet, centro commerciale che sarà inaugurato lunedì mattina alle 9, quindi si potrà seguire proprio sulla rete, sul web, l'inaugurazione. E dopodiché si effettuerà una sorta di giro virtuale, ma gli acquisti, come sempre, saranno reali in questo nuovo negozio. E sarà possibile praticamente andarci, cioè visitandolo piano per piano, scaffale per scaffale, effettuare la propria spesa, no? È un pochino l'onda lunga di Second Life, cioè quel sito che ha preso piede prima negli Stati Uniti e poi in mezzo mondo, in cui la gente si crea una sorta di seconda esistenza e scegliendosi un personaggio e facendolo interagire con gli altri in questo mondo virtuale. E a quanti pensano che l'idea sia stata balzana, basterebbe sottoporre le cifre degli investimenti da parte delle aziende e degli sponsor che proprio su Second Life hanno acquistato spazi crescenti per avere una visibilità maggiore. E visto il numero di visitatori del sito, che c'è stato e che è stato in continuo aumento, non si può dire che sia stata una cattiva idea. Quindi, stando ben attenti a continuare a vivere la nostra vita reale di tutti i giorni, col giornale su carta, con le proprie abitudini, e quindi consolidando quelle che sono un pochino i gusti e le tendenze, direi che insomma è il caso di non disdegnare a priori sia i media che operano in rete, PN Box ne è un esempio, sia comunque tutte le iniziative che proprio su internet si incentrano per ottenere un futuro sempre più brillante.